Allora, video finale per il web, che l'avvocato Rizzati ancora non sa che a fine partita si fa il video per il web. Dove... No, perché io ho visto, lo sapevo. Lo sapevi allora, vuoi dare un commento sulla partita? Grande partita, grande vittoria della SPAL, meritata, e 2-0, ma la partita è stata proprio bella in sé, poi ancora meglio con due gol della SPAL, bellissimi. E quindi per il futuro? Per il prospettive? Bisogna salvarsi il prima possibile e poi divertirsi, perché abbiamo la squadra per divertirsi. Io sono molto rapido, un Venezia che sprofonda a Ferrara, noi si gode qua in studio, è una grande spalla, la mantia è un fenomeno. E niente, speriamo comodi di riuscire a fare 3 punti anche lì. Una grande spalla, 8 punti e si vola. E intanto c'è anche Nicola che porta i pasticcini. Allora, apriamo i pasticcini in diretta, grande vittoria, l'ho detto anche poco fa, appunto. Doppio in onda. Motivo per l'apertura dei pasticcini. Compleanno di Nicola Franceschini con le pastine. E poi soprattutto, seconda vittoria, abbiamo già 2 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, che ho detto all'inizio, è stata la prima partita, è stato un errore di... Era calcio di agosto, ma dai. Sì, ce lo siamo già dimenticati, quindi ci siamo ingolositi. Vabbè, in attesa di gustarci un'altra partita, ci gustiamo le pastine. Volete un cannoncino? Okay, intanto guardiamo i cannoncini, che dovrebbe essere pasticceria di Ferrara. Intanto Eleonora, cosa ci vuole aggiungere sulla prestazione e l'esperienza di oggi? Beh, direi che è andato tutto perfettamente. Tutto perfettamente, sì. Risultato, puntata e divertimento, esatto, anche. Esatto, perfetto. E intanto guardiamo lo studio, c'è anche Sonia qui, tac, vi saluto a tutti. E Sonia, meglio cosa avevo detto prima della partita? Che finiva? In vittoria, ecco. Quindi è così, è andata. Fare.